ragazzi, quando vengo in questi posti si trova sempre questa gentaccia qua. Ciao amico mio! Numero uno! Questo allora, è proprio Eterna City, città eterna! Grande, ma ragazzi! Grande. Fatti bravi, eh! No, loro sono sempre bravi, sempre bravi! Sempre bravi. Allora. In un evento così non poteva mancare Simpson, in questo caso Italia, e qui come sempre abbiamo dei caschi stupendi con aerografie super personalizzate. Adesso ve le faccio vedere, una cosa esagerata. Allora, sono qui da Andriani, che lo trovo sempre dappertutto, sponsor meeting, tutti gli eventi praticamente, siete anche a Verona se non mi ricordo male, l'ho visto. Ho sempre voluto chiedere qualche cosa, ma c'era sempre un sacco di gente e non sono mai riuscito a chiedere niente. Allora, io ho una Lowrider S, vorrei cambiare l'ammortizzatore in mono di sotto. Abbiamo questo ammortizzatore della Hollins che sostituisce plug and play l'ammortizzatore originale. È dotato già di precarico idraulico esterno, quindi si aggancia esattamente dove si aggancia l'originale. Okay. La differenza è che ha una capacità di ammortizzare, quindi di copiare il terreno, molto maggiore rispetto a quello che è fornito come primo equipaggiamento. La molla viene data personalizzata in base al peso del guidatore. Perfetto. E quindi tutto si tramuta in una moto molto più sicura e maneggevole. Ma allora, questo qui c'ha anche un regolatore esterno, giusto, che si mette esternamente? Esatto, precarica la molla. Ma consigli di mettere solo il dietro e lasciare davanti o anche il davanti a questo punto? Si per consiglia l'equilibrio della allora, moto. Il posteriore è quello che dà principalmente il comfort, quindi è quello che evita appunto le risaccate, copiare i classici mal di schiena che hanno quasi tutti i guidatori, esatto, di Harley. Io ho 45 anni e comincio a sentire un po' esatto, mal di schiena. Quindi rende una moto molto più morbida e molto più confortevole. L'anteriore invece è quello che la rende molto più guidabile e maneggevole. Questo perché si va ad aggiornare l'idraulica della forcella e quindi si vanno a installare delle cartucce con idraulica aggiornata, con un pistone taratura studiate e testate appunto per utilizzo di un softail, che sono completamente regolabili. Quindi diventa regolabile direttamente sul tappo, che sarebbero queste qua. Ok. Diventa regolabile in compressione, ritorno e precarico della molla, e anche qui abbiamo la possibilità di mettere delle molle personalizzate in base al peso di chi la guida. Il tutto si traduce in una moto molto più affidabile, soprattutto in fase di frenata, entrata e percorrenza di curva, che sono le tre fasi in cui si va a mettere in crisi l'anteriore. Ma infatti, allora, la Lowrider S è comunque una moto abbastanza sportiva e esatto, già non è male, diciamo, come ingresso in curva, però quando vuoi un po' strafare un po' di più si sente una mancanza. Esatto, va a togliere quell'effetto di pompaggio, esatto, che tende a fare allargare. Invece esatto, qua con il kit cartuccia nostro ha la possibilità di arrivare appunto in curva e aiuta proprio a chiuderla e uscire. Che dite ragazzi? Ci pensiamo un po'? Già un po' che ci penso in realtà io. Io vi ringrazio, mi hai lasciato qualcosa da prendere? Come no, certo. E niente, ci vediamo la prossima volta, magari ci sentiamo appena mi sono deciso per questo upgrade che penso sia fondamentale per una moto come la Lowrider S, che come dicevo prima è più sportiva e molto più divertente da guidare rispetto a altro. Volentieri, grazie ancora. Vuoi. Grazie ancora. Prego. Adesso vi faccio vedere una bagger bellissima,
veramente top, tanta roba questa qui. Cioè, dà proprio l'idea di corsaiola. Guardate che bella. Hollins, Brembo, KJ. Hollins dietro, naturalmente convertitore a catena, tanta roba. Guardate lo scarico, favoloso. Giri in questi eventi qua, trovi sempre della gentaccia che beve. Che beve, niente particolare, ha già bevuto tutto, ascolti le prove. Fammi vedere gli occhi. Meglio? Così va bene. Insomma dai, sono bravi ragazzi, stavo scherzando. Amore. No. Ormai è diventato ormai il mio compagno di avventure. quasi tutte, perché alcune sue avventure non ci posso partecipare purtroppo. Ognuno è il suo. Tutto a posto. Com'è? Sì, tutto bene. Oh ragazzi, lui ve l'ho già presentato allo Sposter Meeting. Dove trovate le moto più belle? È lui, ragazzi, che le porta le moto più belle. RP Motorcycle, ragazzi. RP Motorcycle. Chiamate. Allora, Roberto, sempre tutta Italia, giusto? Tutta Italia, facciamo anche estero. Anche l'estero, quindi anche se estero. Avete bisogno di portare la moto da qualsiasi parte che volete, RP Motorcycle. RP Motorcycle. Top numero uno. Io tutte le volte che guardo le sue storie c'ha sempre 3-4 moto dentro, le porta di qua, adesso sì. E poi anche Harley Davidson ufficiale. Harley Davidson Italia ufficiale. Harley Davidson Italia. Io lavoro per Harley Davidson. Ah, quindi perfetto. Meglio di così, è una garanzia. E poi qui abbiamo il grande Luca Franchini. Luca Franchini, grande grosso. Sempre con la sua Redzilla. Che ormai è conosciuta. Sovraesposta è conosciuta. E poi volevo chiedere una cosa. Dimmi. Verniciatura Custom Family. Custom Family Milano. Qui tutte le moto sono tutte verniciature Custom Family Milano, quelle che ci sono qua, quindi nel nostro stand. E c'è anche l'ultima arrivata che è la Carbon Blaster di Roby Pellegrino, in collaborazione con Asso Special Bike. Ma è la tua quella? Sì, l'ho presentata ieri. Ora le faccio il giro, ma la fa vedere. La fa vedere bene, eh? Lui c'ha anche un'altra road glide, giusto? Sì, trasformata in road glide, sì. Ah, bellissima anche quella, un colore particolare bianco e blu, bellissima anche quella. Tutte e due sono con il Ray-Ban Wascal, ragazzi. Tutte e due. Il teschetto magico è il top. Mai. Adesso fai il giro e fatti vedere la nuova news. Ora le faccio vedere. Grazie mille, ragazzi. Grazie mille. Ciao, ragazzi. Guardate che opera d'arte questa moto qua. Bellissima. Abbiamo tutte le incisioni, sia sullo scarico, sia sui fianchetti. Le pedaline sulle forcelle e anche sulla console centrale dove c'è il contachilometri. Una cosa pazzesca questa moto, pazzesca. Style Chicano, tanta roba. Ragazzi, mi sono fermato qua da Argento Nero perché lui, a parte essere un mio amico, andiamo in giro insieme al nostro chapter, fa degli accessori, braccialetti, anelli, tappi per il serbatoio, per le moto, di una bellezza incredibile. E qui ci abbiamo con noi Elia. Buonasera, buongiorno. Perché mai. Buongiorno. Senti Elia, allora intanto che io facciamo vedere le immagini sulle persone di mentre tu fai la lavorazione di questi disegni, che fai? Li fai tu attraverso il computer, li fai proprio te o? Allora, praticamente questi copritappo li progetto io tramite modellazione 3D, tramite programmi per designer di gioielli. Diciamo,
mi ispiro al mondo biker, al mondo custom per realizzarli. Sono tutti progetti personalizzabili, quindi cose che vengono fatte su commissione. Ad esempio posso abbinare lettere o nomi, tutto personalizzato, insomma, come tutto del resto, dagli anelli ai bracciali, tutto. Ho iniziato da poco, diciamo, quasi per gioco, a fare questi copritappo e sono l'unico in Italia per adesso. Non è male, adesso mi sta, mi stanno dando molta soddisfazione, è una cosa che vedo che alla gente piace, è un, diciamo, un piccolo particolare in più per abbellire la propria moto, secondo me. È una cosa molto personale, ad esempio, è, diciamo, lo paragono quasi a un tatuaggio, una cosa che puoi avere solamente te. Quindi l'ambito della personalizzazione è bella anche per questo, perché puoi avere una cosa unica, personale, che non ha nessun altro. Quindi praticamente se io voglio fare il logo del mio canale sulla mia moto, basta che ti mando una foto? Esatto, tranquillamente io posso replicare tranquillamente disegni o fotografie, insomma. Ho replicato tatuaggi sui tappi dei serbatoi. Quindi tranquillamente posso personalizzare, diciamo, qualsiasi cosa. Beh, che dire, ragazzi, quando abbiamo l'opportunità di poterci personalizzare la moto facendoci aiutare da persone come Elia, che sono bravissimi artigiani, cioè, oltre ad essere artigiani anche bravo con il computer, perché insomma non è facile fare replicare da una foto un disegno, un tatuaggio e rifarlo su un tappo di serbatoio. Elia, io ti ringrazio. Grazie a te. Ragazzi, vi lascio qua sotto in descrizione i contatti di Elia se volete contattarlo per qualsiasi informazione o per qualsiasi richiesta. Mi raccomando, qua sotto in descrizione. Grazie ancora, Elia. Grazie a voi. Allora, ragazzi, sono qui da Custom Painting. Mi ha particolarmente entusiasmato passare da questo stand perché lui ci spiegherà adesso cosa fa. Esatto, allora io come tanti altri mi sono specializzato nell'aerografia, quindi il classico serbatoio, casco, Harley, quello che tutti un po' conoscono in questo mondo, ma ho voluto portarlo in un settore diverso, che è quello dell'abbigliamento. La stessa tecnica in un supporto diverso, e diciamo che ho voluto cavalcare un po' l'onda, subito che c'è stata anche della moda, delle sneakers, comunque dell'abbigliamento in generale, con la tecnica dell'aerografia, che è una cosa ancora che stanno studiando, sviluppata in maniera magari un po' diversa. Un'area di novità, insomma, un cambiamento, ecco, per non restare sempre sullo stesso piano. Infatti, penso che al giorno d'oggi bisogna veramente reinventarsi e trovare sempre nuove idee per cercare di spiccare in questo mondo, diciamo. Quindi allora io se voglio un paio di scarpe, voglio il mio logo, ti mando una foto e te mi fai il logo sulle scarpe. Esatto, si va a scegliere intanto la scarpa più adatta, perché anche la forma della scarpa è abbastanza importante. Ci sono alcune che sono più alte, più basse, hanno comunque più spazio, meno spazio, delle particolarità. Si va a scegliere quella che è il modello della sneakers, dopodiché si va a studiare quello che è il design. Uno mi può dire: guarda, io ho quel tema, fai quello che vuoi. Uno può essere un po' più preciso, magari se hai un'azienda a volte si va a lavorare un po' di più insieme per capire quello che fare, quello da fare, insomma, perché comunque c'è un'immagine dietro e anche loro vogliono ovviamente averla nel modo giusto. Una volta scelto tutto, che è stato studiato il design, si va a fare il lavoro. Il lavoro è fatto comunque a mano, tutti i prodotti all'acqua, tutti a posto, e soprattutto una cosa fondamentale che tutti mi chiedono: sono fatte sì per essere indossate, si possono indossare oppure possono essere messe comunque come esposizione. Uno dice: ho un locale, invece che mettere il classico quadro metto delle sneakers, e la cosa è fantastica. Prima hai detto una cosa molto importante, perché anch'io lavoro nell'ambito delle calzature, uso i prodotti all'acqua, che è molto importante, che hanno un inquinamento quasi pari a zero, giusto? Esatto, diciamo che lo si vede anche perché tante volte, allora, la scelta del colore è un po' soggettiva a volte, c'è chi si trova bene con uno o con un altro. Io sono passato comunque con dei colori acrilici all'acqua, sia anche per quando lavoro, insomma, sono io davanti, non ho bisogno comunque di stare troppo attento, posso lavorare tranquillamente. Anche un discorso di ambiente, anche un discorso comunque di salute in generale. Ormai siamo nel 2022, i prodotti all'acqua hanno fatto un passi da gigante. Una volta i prodotti all'acqua erano nuovi, non funzionavano bene, andavano a scate,
adesso insomma sono stati studiati e sì, sono anche facili da usare, non sono così difficili, quindi insomma l'idea, il fatto che il solvente sia meglio dell'acqua ormai comincia a essere un po' datata come cosa, ecco. Quindi questa è una scelta che ho fatto e che continuerò a fare, cioè usare prodotti solo esclusivamente all'acqua. Bene, io ti ringrazio. Grazie a te davvero. È veramente interessante. Vi lascio qui i contatti in Instagram se volete contattarlo o qualsiasi cosa. Grazie ancora Davide. Grazie a te. E complimenti per il tuo lavoro. Siccome questa è anche la mia assicurazione, volevo salutare le ragazze e i ragazzi. Ciao. Da un paio d'anni che sono assicurato con loro, mi trovo molto bene. Andate a vedere, poi c'è Chiara Larry Davidson, c'è un'assicurazione che si chiama HDI, cioè non potrebbe essere altro che assicurazione per Larry Davidson. Grazie ragazzi. Grazie a te. Ciao. Allora ragazzi, questo video è finito e volevo finirlo insieme a queste bellissime persone. Grande Luca, Florian Alò, RP Motorcycle, Roberto, NASCAR Project, sempre NASCAR Project. Cioè, è che, ma che volete di più? La creme della creme. Ma che me lo dico a fa, eh? Ma guarda, io con chi sto? Cioè, poi guardate Roberto con chi sta. Va bene, quindi concludiamo Terminal qua. City Custom Show, è stata un'avventura bellissima. Bellissime moto, bellissime ragazze, iscrivetevi ragazze al canale. Bellissime. Soprattutto ragazze bellissime. Ragazzi, iscrivetevi al canale per altri video. Vi lascio tutti i link di Floriana, RP Motorcycle, NASCAR Project, Godzilla. Godzilla non ve lo lascio nemmeno, perché tanto lui è come prezzemolo, è in mezzo dappertutto. Sovraesposto. Ciao ragazzi, alla prossima. Fate i bravi. Grande.